utente, ma che controlla. Però non mi dà la diretta. Ci sei, Emanuele? Aspetta Marco un secondino perché non mi dà la diretta sulla pagina. Aspetta un secondo. Del via. Menozzi, poi ti do in privato una grande notizia che mi riguarda. Bene. Ho raggiunto uno degli obiettivi più importanti della mia vita. Poi te la racconto. Non hai bruciato i carciofi. No, un'altra notizia te la posso dare. Matteo ha vinto la borsa di studio, intanto. Complimenti. E fa il concorso per dottorato, ma quello è molto più intelligente del padre, per fortuna sua. Vabbè, questa non era proprio una Era insultante. se sapeva, insomma, hai capito Nuzzi che traditore, mortacci sua. Io Grande là. parlo bene di te, ma adesso scrivo un libro solo contro Luciano Nuzzi, come non si allena la pallacanestro. Viene facilissimo allora. Durighe, mamma mia, lo colantoni in se povero. Porco dice. Mi sono messo al saio, te l'ho detto. Ma voi tenete che stanno bene queste cose perché voi siete francescani. No, lui è di un'altra. Io so francescano, lo vedi Gianluca ce l'ha nero. Cos'è lui? Oh? Domenicano. Io ce l'ho nero, eh. I domenicani sono pericolosi, eh? La Santa Inquisizione questi. Marco, ci siamo, Esatto. eh? Via, ma zittisco. Siamo? Sì, ci siamo. Andiamo? Allora, partiamo intanto per prima cosa, ben trovati, buonasera a tutti, benvenuti a questo ulteriore incontro sul ciclo riguardante gli aspetti di uno contro uno. Stasera abbiamo ospite Andrea Menozzi. Raffaele dopo magari spenderà due parole anche di presentazione, è uno dei massimi esponenti dell'attività con i giovani, del settore giovanile, responsabile del settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, titoli vinti, Under 21, Under 20, esperienza ad alto livello nazionale militare sperimentale, medaglia di bronzo a un campionato europeo, ma soprattutto una scelta professionale ben precisa per quelli di ricoprire un ruolo importante che l'ha portato a ricoprire un ruolo importante di primo piano nel panorama della pallacanestro giovanile italiana. Prima però di iniziare, c'è il presidente Stefano che ci teneva a dare il benvenuto ad Andrea, quindi Stefano ti lascio la parola e poi possiamo tranquillamente iniziare. Io faccio un saluto velocissimo anche perché ho la connessione instabile, non voglio rubare poi il tempo come al solito in queste occasioni. Un saluto ad Andrea che sicuramente rappresenta una delle eccellenze italiane. Io aggiungerei che se iniziamo a fare l'elenco dei giocatori formati da Andrea, occupiamo tutta la riunione solo a parlare di quello che ha fatto. Quindi do la buona serata ad Andrea e metterò in ascolto con molta attenzione, che è un'altra lezione molto molto interessante. Quindi buona serata a tutti. Grazie Stefano. Raffaele, se vuoi fare un saluto, se no lasciamo la parola ad Andrea. Saluto brevissimo perché degli amici si parla poco e Andrea è un vero amico. Continuiamo a stare sulla Via Emilia, quindi non più tra la Via Emilia e il West, ma tra la Via Emilia e il basket. Ci spostiamo da Bazzano fino a Reggio Emilia, ci fermiamo a Reggio Emilia, che è una bravissima città, dove, come ha detto il presidente, c'è un ottimo allenatore, un'ottima persona, perché per quanto mi riguarda è difficile pensare che un ottimo allenatore possa non essere un'ottima persona come Andrea Menozzi. A voi. Bene, io ringrazio tutti per le parole di presentazione, sono anche un pochino imbarazzato. Ringrazio tutti per l'invito, do la buonasera a tutti. Al di là delle frasi di circostanza, per me è un piacere essere con voi stasera perché Grazie.
chiaramente il legame con il Lazio e con gli allenatori del Lazio per me è sempre molto forte, insomma, sia come tanti ricordi, che ho, insomma, tanti bei ricordi e tante amicizie che durano tuttora. Comunque, detto questo, argomento di stasera mi è stato chiesto di parlare per quanto riguarda l'attività giovanile dell'uno contro uno dal punto di vista difensivo. Ho seguito l'intervento di Giordano, che ha parlato dell'attacco, e vi anticipo che ci saranno alcuni concetti che inevitabilmente diciamo ritroviamo. Io mi ricordo Giordano vi ha parlato di controllo, di equilibrio, di cambi di direzione e di velocità e quindi delle spinte dei piedi, e vi ha parlato degli aspetti mentali legati alla comprensione del gioco, alla consapevolezza di quello che succede e quindi anche un po' alla diciamo capacità di anticipazione. Ecco, dal punto di vista difensivo non cambia niente, sono concetti che ci ritroviamo. Adesso io cerco di fare partire una presentazione, se riesco. Senza... Okay. Ecco, allora. Allora, l'argomento riguarda la difesa, però penso che sia doveroso premettere che a livello giovanile comunque la nostra attività privilegia comunque l'insegnamento dell'attacco, cioè l'attenzione massimamente dedicata all'attacco, perché dobbiamo sviluppare dei ragazzi, quindi penso che sia molto più importante occuparci dell'attacco che non della difesa. Diciamo che qui vi ho scritto 30%, ma dedichiamo il 30% all'aspetto difensivo dal mio punto di vista quando siamo a livello under 19. Man mano che scendiamo, quindi più sono piccoli, più sono giovani, l'aspetto dedicato prettamente alla difesa, secondo me, perde man mano importanza, più sono giovani. C'è la parte di gioco, c'è la parte di confronto e di competizione, però ripeto, penso che sia inevitabile, parlando di attività giovanile, concentrarsi soprattutto sull'attacco. Detto questo, stasera chiedo scusa Marco, ma siccome c'è un microfono aperto, Dillo Ferri deve chiudere il microfono. Scusate, vi ringrazio. Dicevamo, l'aspetto di competizione è importante, ma diciamo l'aspetto, non voglio dire analitico, ma comunque il focus sulla difesa, secondo me, deve essere ben contingentato. Parlando di uno contro uno, l'argomento può essere abbastanza delimitato, però insomma penso che ci sia abbastanza da dire. E io ho identificato per stasera alcuni punti che penso che possano essere interessanti. Chiaramente vi prego di intervenire in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti o per fare considerazioni, tanto vista la modalità online probabilmente mi aiutate anche se fate qualche intervento. Parlavamo della difesa, chiaramente la difesa comunque anche a livello giovanile ha una sua importanza, intanto perché inevitabilmente aiuta a vincere come a tutti i livelli, non solo giovanili. Come a tutti i livelli migliora quelle che qui ho definito le qualità morali, quindi le qualità che fanno riferimento allo spirito di sacrificio, alla resistenza, alla capacità di collaborare con i compagni. La difesa è più, passatemi il termine, meritocratica dell'attacco, perché l'attacco è legato molto al talento, la difesa è legata molto alla volontà, e quindi è chiaro che
ha anche questa valenza importante dal punto di vista proprio formativo, educativo a livello giovanile. È evidente che alzare il livello della nostra difesa in qualche modo induce dei miglioramenti anche nell'attacco, perché l'attacco a sua volta deve alzare il proprio livello per continuare a essere competitivo. E non da ultimo, penso che anche nell'intervento con Giordano Consolini sia stato un po' sottolineato questo punto, cioè noi vogliamo migliorare anche dal punto di vista fisico i nostri atleti. Chiaramente, se parliamo ad esempio di lavoro di piedi, la difesa stimola tantissimo questo aspetto dal punto di vista fisico. Vi ho aggiunto questo avviso, che è una cosa nella quale io, diciamo, credo molto, perché sulla quale sto riflettendo negli ultimi anni, nel senso che è chiaro che a livello giovanile allenare la difesa, tutto sommato, può essere abbastanza semplice, non serve né particolare impegno né particolare attenzione, basta farlo. Penso però che dobbiamo stare molto attenti a non eccedere in questa cosa, perché a livello giovanile una difesa troppo forte può inibire troppo l'attacco, e quindi inibire quelli che sono i miglioramenti dell'attacco. Allora, chi mi conosce sa, qui apro una piccola parentesi personale, ma giusto per provare a chiarire questo concetto, chi mi conosce sa che con le squadre che alleno a livello giovanile non sono molto, molto tattico. È chiaro che per aiutarmi, nel senso aiutare la mia squadra a rimanere competitiva man mano che si alza il livello, l'attenzione non in termini di, come vi ho già detto prima, tempo dedicato, ma l'attenzione in termini di importanza che do alla difesa è notevole, e questo è quello che permette alle squadre che alleno di rimanere competitive quando si alza il livello, anche senza, ripeto, senza particolari accorgimenti tattici. Però mi sto accorgendo che questa cosa alla lunga rischia di non pagare in termini proprio di sviluppo individuale del giocatore. E anche qui, a mio parere, più si abbassa l'età, e più questa cosa rischia di diventare evidente. Cioè, più sono giovani, più è così facile allenare la difesa, ed è così facile fare in modo che la difesa possa prendere il sopravvento sull'attacco, che rischiamo veramente di inibire troppo l'attacco, e di conseguenza di inibire anche i miglioramenti necessari ai nostri ragazzi per quanto riguarda l'attacco, che, ripeto ancora una volta, dal mio punto di vista sono quelli prioritari. Allora, è vero che in partita magari ci aiuta a vincere, però è anche vero che se abituiamo i nostri ragazzi a un certo livello di qualità difensiva, poi dopo è quella che noi alleniamo durante tutta la settimana, e quindi durante tutta la settimana rischia di essere controproducente per quanto riguarda l'attacco. Non voglio esagerare su questo concetto, ma penso che sia una cosa alla quale, diciamo, che meriti un minimo di attenzione. Qui vi ho riepilogato un po' le cose che dopo ho preparato un video sul quale potremo ragionare. Qui vi ho riassunto un po' i concetti che spero che potranno venire fuori durante il video. È chiaro che a livello giovanile la responsabilità individuale dal punto di vista difensivo è il cardine, il concetto più importante. Basiamo praticamente tutto su quello. Ci piace così stimolare, istigare i nostri ragazzi a rischiare qualcosa in difesa. Non mi piace una difesa troppo di contenimento, troppo conservative. L'aspetto che vedremo meno stasera, parlando solo di uno contro uno, è quello della collaborazione, che pure
parlando di difesa, rimane ovviamente un concetto importante. Tornando al discorso di rischiare, noi costantemente siamo di fronte alla scelta quanto stimolare l'aggressività dei nostri ragazzi, prendendoci ovviamente dei rischi, perché un anticipo bucato può portare a un canestro facile da parte dell'attacco, perché un eccesso di pressione sulla palla può portare a un fallo oppure a un uno contro uno subito e quindi di nuovo un vantaggio per l'attacco. Però penso che un po' questa aggressività che è, penso, istintiva, naturale da parte dei ragazzi, anche qui non vada inibita, vada in qualche modo stimolata, specialmente quando sono più piccoli, perché penso che sia una cosa che... Cioè, io penso che sia più semplice quando sono più piccoli stimolare l'aggressività oppure dare sfogo, permettere ai ragazzi di dare sfogo alla propria aggressività e poi pian piano cercare di andare verso una situazione più di controllo che non fare il contrario. Secondo me, se noi quando sono piccoli li teniamo molto controllati, molto in equilibrio, così diventa poi difficile pensare di sviluppare istinto e aggressività difensiva col passare del tempo. Concetti non miei, cioè quelli di spazio-tempo e di giocare mentre, concetti che io ho preso da Ettore Messina, come tanti di noi, sono concetti che secondo me sono venuti fuori anche parlando dell'attacco e ci ritroviamo perfettamente anche dal punto di vista difensivo. L'idea di giocare mentre è cioè quella che il nostro giocatore ideale è il giocatore che riesce a fare delle cose, riesce a prepararsi, a organizzarsi per fare delle cose mentre stanno succedendo altre cose sul campo, anziché dopo che sono già successe. E anche questa sembra una sottigliezza, ma in realtà fa una grande differenza, perché porta a sviluppare quella che definiamo come capacità di anticipazione, che non è arte divinatoria, diciamo così, è semplicemente esperienza, attenzione, capire quali sono gli indicatori da tenere sotto controllo mentre il gioco si sviluppa, mi permettono di capire con un minimo di anticipo quello che sta per succedere e quindi di farmi trovare pronto per quello che succederà tra breve durante il gioco. Ecco, questa è la mia definizione un po' grezza di capacità di anticipazione. E, di nuovo, controllo del corpo, dove muovere i piedi, quindi il lavoro di piedi per me è decisivo, parlando di ragazzi giovani, e l'equilibrio nelle situazioni dinamiche. Questi sono due aspetti che onestamente non riesco, due aspetti che possono sembrare, due aspetti che fanno riferimento, diciamo, a aspetti di fisico-atletici, ma che non riesco a tenere distinti da quella che è la tecnica e da quella che è la pallacanestro. Secondo me miglioriamo la tecnica migliorando delle qualità motorie dei nostri ragazzi. Non possiamo tenere, cioè, le due cose stanno molto assieme. Un ultimo concetto sul quale invito tutti, me stesso per primo, anzi, è una riflessione che ho fatto partendo dal mio modo di allenare. Dobbiamo stare attenti nel proporre delle esercitazioni, che se siamo troppo analitici, focalizziamo troppo l'attenzione su un singolo dettaglio, perdiamo di vista quella che deve essere una capacità importante dei nostri giocatori, cioè quella di riuscire a fare più cose una di seguito all'altra, perché durante il gioco non è che si fa una cosa e poi ci si può mettere in pausa, ci si può riposare. C'è da fare una cosa, immediatamente ne sta succedendo un'altra, bisogna essere pronti a farne un'altra, bisogna essere pronti a farne una terza, una quarta, una quinta e così via, finché non c'è una pausa nel gioco. Ecco, quindi l'idea di continuare a giocare, anche qui secondo me è molto importante. Adesso, ok, dopo vi anticipo
un paio di cose e dopo passiamo al video. Parlando di difesa sulla palla, anche qui l'attacco e la difesa si confrontano. Anche qui riporto un concetto che avevo sentito anni fa da Ettore Messina: come si fa a capire se sta vincendo l'attacco, se sta prevalendo l'attacco o se sta prevalendo la difesa? Il concetto è: se l'attacco è preoccupato, cioè sta dedicando la sua attenzione a come fare a fare canestro o a far fare canestro a un compagno, significa che ha l'iniziativa, sta prevalendo. Se l'attacco sta giocando per non perdere la palla, è chiaro che in quel momento la difesa sta prendendo il sopravvento, ha l'iniziativa, sta in quel momento vincendo, non so se la partita, ma vincendo quella fase di gioco. E quindi è chiaro che in difesa questa idea di costringere l'attacco a mettersi in difesa, cioè a proteggersi e a preoccuparsi di non perdere la palla, è un'idea molto forte, molto importante. Per quanto riguarda la difesa sulla palla, per essere più chiari sul palleggiatore, un'altra idea importante è che per me il riferimento è la palla, non è tanto l'avversario, è proprio la palla. Cioè io difendo sulla palla, devo sapere dove è la palla, dopo cercherò di essere più chiaro. Poi vedremo qualcosa sull'uso delle mani e di nuovo su alcuni aspetti tattici, ma tattici proprio di tattica prettamente individuale, che secondo me è un'altra cosa che dobbiamo in qualche modo stimolare. Allora, rinnovo l'invito a se ci sono domande o se ci sono interventi di qualsiasi tipo. Intanto cerco di far partire questo video, che spero non diventi troppo lungo, troppo noioso. Ho cercato di fare del mio meglio. Allora, intanto, come dire, mi scuso per la qualità del video, ma non per la qualità, diciamo, grafica, proprio per la qualità dell'esecuzione, però questo è un gruppo di ragazzi che hanno ripreso ad allenarsi da poco e nell'ultimo anno e mezzo hanno fatto veramente molto poco e men che meno difesa. E quindi diciamo che, ecco, mettiamolo in questi termini, faccio affidamento sulla vostra capacità di immaginare le situazioni e diciamo che saranno stati bravi, perché ci permetteranno di fare molte correzioni. Mettiamola in questi termini. Questo è un esercizio che usiamo a volte come attivazione, diciamo come se fosse un esercizio di stretching dinamico. Facciamo eseguire in maniera molto, molto scolastica, molto didattica il movimento di scivolamento, focalizziamo l'attenzione, cioè, o meglio, insistiamo su postura, sul fatto di stare piegati e ci interessa che provino a sentire gli appoggi, quindi la spinta del piede di spinta, per l'appunto, e un altro concetto è che abbiano percezione dei tre angoli, cioè delle tre articolazioni, la caviglia, il ginocchio e l'anca, che si devono distendere per permettere loro di spostarsi lateralmente. Adesso loro si stanno trascinando un po' i piedi, invece bisogna che i piedi spingano e si sollevino. Qualcuno si sta avvicinando un po' troppo, però vi ripeto, non è che abbia una particolare valenza tecnica. Veniamo alla difesa proprio sul palleggiatore. Allora, questa è una delle cose sulle quali vorrei evitare, diciamo così, di stare su concetti probabilmente già noti, già, non voglio dire scontati, ma insomma dei quali si parla costantemente parlando di difesa. Quello che mi interessa è che, parlando di difesa sulla palla, sul palleggiatore, parliamo di scivolamenti e di corse, e secondo me non è solo scivolamento, cioè proprio è
c'è un momento in cui è bene scivolare, c'è un momento in cui bisogna correre, c'è un momento in cui si passa dallo scivolamento alla corsa o viceversa. Perché la mia idea è che se l'attaccante con la palla sta palleggiando, si muove lentamente, cioè sta camminando, posso scivolare, ma se lui prende velocità, inevitabilmente io non posso riuscire, cioè chiedere al mio giocatore di scivolare contro un avversario, di fare degli scivolamenti contro un palleggiatore che sta correndo. Penso che sia fisicamente impossibile e quindi se corre lui, in qualche modo devo correre anch'io. Poi ho cercato di dirvi cosa penso che sia importante alla fine dell'uno contro uno, cioè sulle soluzioni che ha a disposizione l'attaccante. Non mi piace tanto fare delle classificazioni, come cioè incasellare le cose, come ho fatto qui parlando di tiro in corsa, uso dei perni, separazione, virata. Mi piace più lavorare per concetti e, secondo me, classificare e usare i concetti sono tante volte in antitesi, però in questo caso specifico penso che questa cosa ci possa aiutare. Allora, primo concetto, stare di fronte alla palla. Il nostro obiettivo è il riferimento sulla posizione da tenere in difesa e di stare di fronte, proprio con il naso davanti alla palla, con il corpo, con i piedi che contengono sempre la palla. E una cosa che loro stanno facendo malino, e ve l'ho scritta proprio per quello, è quello di muoversi insieme alla palla, perché è qui inizia il concetto di mentre, cioè mentre si muove la palla mi devo muovere anch'io. Se io mi muovo dopo che la palla si è spostata è troppo tardi e ho già preso una penetrazione. Ok, qui situazione un po' più dinamica. Allora, diciamo che qui se devo presentarvelo come esercizio è un po' l'evoluzione dello zigzag con i cambi di direzione. Quello che chiediamo ai ragazzi di difendere prima su un cambio di velocità, quindi palleggiatore che palleggiando con la stessa mano semplicemente cerca di battere la difesa accelerando con la stessa mano, andando con la stessa mano, cambiando velocità, e poi in seguito invece sui cambio di mano, quindi un cambio di direzione abbinato a un cambio di velocità. Vedete che qui la posizione del difensore già non è corretta. Adesso provo ad andare un po' indietro, giusto per chiarire questo concetto qua. Scusate, cerco di manovrare l'attrezzo qui. Ok, perché vedete che già questa è una posizione sbagliata per quello che è la nostra richiesta, perché adesso lui è esattamente di fronte all'avversario. I piedi sono in linea con i piedi, le spalle in linea con le spalle. Ecco. Lui dovrebbe essere spostato sulla propria sinistra in modo da essere di fronte alla palla. Tant'è che l'esercizio diventa molto scolastico e fatto in questo modo è molto, molto poco legato alla realtà. Insomma. Ok, qui già un po' meglio. Qui già riesco a correre assieme alla palla. E qui è la domanda, la questione che vi ho posto prima. Capire fin quando posso continuare a scivolare o quando devo cominciare a correre per mantenere quella che deve essere la posizione, cioè quella di essere di fronte alla palla. Vedete che cercare di scivolare, adesso questa è una situazione dinamica, i fermi immagini non ci aiutano perché sono un po', ci portano un po' fuori strada, però vedete che adesso, come ha i piedi in questo modo, diciamo non è la situazione ideale. E anche qui devo cercare di capire, in base a quello che sta facendo il mio avversario, un attimo prima, se posso continuare a scivolare o se è meglio che io cominci a correre di fianco al mio avversario per recuperare la posizione, perché sennò poi rischia di essere troppo tardi. Diciamo qui probabilmente è ancora abbastanza accettabile in questo caso. Qui vi ho segnato stare davanti alla palla, perché non succede, stare bassi, adesso le immagini vanno un po' a scatti per voi e quindi forse non è chiarissimo, ma nel momento in cui c'è un cambio di direzione, un cambio di mano, io devo riuscire a rimanere giù.
Il riferimento che do, parlando di difesa, ai ragazzi è quello che è quello dell'altezza degli occhi. Cioè, chi riesce a stare tra attacco e difesa, di solito, chi riesce a stare più basso, quindi il livello degli occhi più basso di quello dell'avversario, di solito ha dei vantaggi e riesce a vincere, a prescindere che sia l'attaccante o il difensore. E soprattutto un'altra cosa che non voglio è quella che il difensore si accontenti, come in queste ripetizioni sta succedendo, si accontenti di accompagnare in qualche modo l'attaccante. L'idea è, voglio stare davanti alla palla, di fronte alla palla, se possibile a piedi pari di fronte alla palla, questo è l'ideale. Quando questo non succede, devo fare tutto quello che posso per recuperare questa posizione. Non mi accontento di stare semplicemente di fianco ad accompagnare il palleggiatore, come sta succedendo adesso. Qui si è alzato e quindi la posizione non è quella adatta. Qui appena meglio, ma si è alzato anche questa volta. Ok, allora vi invito a fare attenzione a due dettagli in questo caso. Allora, uno, la direzione del movimento del difensore. Intanto si sta alzando e questo già non va benissimo, ma soprattutto vorrei attirare la vostra attenzione su questo. Per me l'ideale è che il difensore in questo caso sia consapevole di quello che sta per succedere e quindi è inutile che cerchi di andare in questo momento davanti alla palla, quindi andando contro il difensore, andando addosso al difensore e quindi provocando un contatto che rischia di essere falloso. Si deve accorgere che in questo momento questa cosa non è possibile, deve avere l'idea di fare due passi, tre passi di corsa per provare a recuperare un po' più avanti, un metro più avanti, due metri più avanti, la posizione richiesta di fronte alla palla. Ripeto, non so se sto facendo... Se vi sto dicendo una cosa troppo teorica, vedete che gli va contro. Dopo in qualche modo si aggiusta e prova a recuperare. No, non è troppo teorica, Andrea. Però volevo chiederti se dai delle indicazioni, dei trigger. Tu dicevi indicatori. Dai già qui degli indicatori che possono aiutare il giocatore a prendere questa decisione in difesa? O vuoi che sia una reazione ecologica? Cioè, quello che lui vede reagisce? Allora, qui penso che sia più di reazione. Riesco a dare degli indicatori un po' più leggibili in situazioni un po' più statiche. Cioè, ricevo la palla, vedo se il mio difensore, qual è l'atteggiamento del mio difensore. È dritto, è piegato, è attivo, è pronto, non è pronto. Allora, secondo me, dopo qualcosa in questo senso riusciamo a vedere. Qui più che altro devo essere consapevole di quello che io difensore sono in grado di fare in base a quello che sta facendo lui. Se mi sento in grado di scivolare, scivolo, se no devo decidere prima che devo cominciare a correre. L'ideale, ad esempio, guardate questo fermo immagine, l'ideale per me in questo momento è riuscire a correre con i piedi, con la punta dei piedi rivolti nella direzione del movimento, pur rimanendo con il petto rivolto verso l'avversario. Non so se riesco a essere chiaro su questa spiegazione. Forse c'è una clip dopo forse che può essere un po' più chiara. Vedete, anche qui si è fermato troppo presto e vorrei che lui avesse l'idea di ritornare davanti alla palla. Ok, anche qui discreto, provo a tornare indietro un attimo. Ok, adesso sta correndo e fino a qui ci siamo. Qui si sta accontentando, secondo me potrebbe correre più veloce, in modo da riuscire, vedete adesso si ferma di fronte all'avversario, io vorrei che si fermasse davanti alla palla. Non si accontentasse di essere tornato, perché se l'avversario adesso
cambia velocità, lo batte di nuovo con la mano destra. In più vi ho aggiunto una cosa delle quali non abbiamo parlato fino adesso perché siamo in contesti molto, molto didattici, fin quasi scolastici, voglio dire, però è l'uso delle mani. Allora, è chiaro che la richiesta che ho fatto prima, cioè di muoversi mentre si muove la palla, per essere sempre di fronte alla palla, in questa situazione è molto teorica. Ma se io concedo al palleggiatore di fare un cambio di mano frontale senza nessuna difficoltà, non riuscirò mai a mantenere la mia posizione di fronte alla palla. E qui entra in gioco l'uso delle mani, che qui ancora non si vede, spero si veda più avanti. Le mani mi servono per rallentare il cambio di mano. Cioè io devo costringere il mio avversario a fare un cambio di mano che sia il più lento possibile. Quindi o perché fa una virata ed è sufficientemente lento, o perché fa un palleggio dietro la schiena e mi può andare bene, o perché, cosa diciamo che mi piace di più sia per l'attacco che per la difesa, perché è una cosa che ci migliora reciprocamente, se io lo costringo a prendere spazio, quindi a fare mezzo passo indietro per prendere spazio per fare il cambio di mano frontale, perché altrimenti rischia di darmi la palla in mano. Ecco, questo uso delle mani per rallentare il cambio di mano in modo da permettermi di mantenere la posizione richiesta di fronte alla palla. Qui, ripeto, questa cosa ancora non si vede perché siamo in una fase molto, molto didattica. Scusa Andrea. Sì, prego. Una domanda. Come primo passo di contenimento, è il piede di spinta opposto alla direzione che spinge e il piede si allarga, o dai come indicazione pure che c'è prima uno spostamento del piede di spinta e poi non so se mi sono spiegato. Sì, sì, no, guarda, vexata questio, mi verrebbe da dire questa, perché è oggetto di infiniti ragionamenti, non dico discussioni, ma ragionamenti anche con i preparatori fisici. E personalmente non ti do una risposta, perché secondo me dipende molto da tante cose, dipende da in quel momento, perché adesso iniziano da fermi, quindi va tutto bene, ma la situazione più dinamica di gioco dipende su quale piede sono in appoggio in quel momento, dipende a che distanza sono, dipende, secondo me sono troppe le variabili. Qui preferisco stare sui concetti, e che sono quelli che ho cercato di esprimere fino adesso, cioè uno, usare le mani, uno, per togliere iniziative all'attaccante, quindi costringere in qualche modo a mettersi in difesa. Usare le mani sicuramente per provare il più possibile a rallentare un cambio di mano. E fatto questo, l'obiettivo è rimanere davanti alla palla. Se non posso farlo scivolando, devo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 passi di corsa, quelli che mi servono per provare a tornare davanti alla palla. E preferisco dare indicazioni sulla direzione, come vi ho detto prima, cioè capire quanto vantaggio sta prendendo il mio avversario ed evitare di andargli addosso, di andare contro di lui, ma cercare di recuperare un pochino più avanti la posizione corretta. Onestamente penso che sia che non me la sento, quantomeno o non ho studiato a sufficienza la cosa, o in questo momento non mi sento di dare indicazioni da questo punto di vista, se prima chiudere e poi aprire con i piedi, se prima fare diciamo un mezzo passo indietro e poi cominciare a correre. Penso che sia una cosa troppo legata troppo alle caratteristiche individuali, ma soprattutto alla situazione particolare di gioco. Non ho anche fisica, diciamo. Sì, non ho una risposta da darti in questo senso. Non è che non ci abbiamo mai pensato. Ci siamo confrontati tanto su questa cosa, ma io in questo momento non ho una risposta soddisfacente da darti. Grazie. Quindi, Andrea, scusa Andrea, l'osservazione potrebbe essere che invece di fare tante discussioni da talebani, cioè io preferisco A o preferisco B, probabilmente non è quello il problema. Cioè non è tanto qual è il piede che muove primo, ma la reazione. Cioè, come dici te, lasciare poi al giocatore la scelta, perché qui
si chiude tutto sempre in scuole del pensiero che diventano rigide a un certo punto. Sì, ne approfitto finché siamo fermi, perché poi questo aspetto in realtà, penso che se lo leghiamo solo al discorso di come muovono i piedi sia limitativo, perché in realtà qui, adesso perché iniziamo da fermo, in una situazione più dinamica viene coinvolto tutto il controllo del corpo, non solo i piedi, quindi come usano i piedi, se sono piegati oppure no, quello che voi che siete più bravi, molto più bravi di me, chiamate core balance o core stability, che anche in tutte queste situazioni in cui devo cambiare velocità, rallentare, accelerare, rallentare, fermarmi, ripartire, ruotare, girarmi, il controllo di quella che è il professor Gigi Sepulcri, anziché chiamare core stability, una volta parlando con me disse la cerniera, cioè quindi quella parte di corpo, che la cerniera che unisce la parte di sopra a quella di sotto, è determinante. Cioè il controllo che ho anche su quella parte del corpo è decisivo per riuscire a fare queste cose. Ed è decisivo per riuscire a fare quello di cui vi ho accennato prima, di riuscire a fare più cose di seguito, perché qui adesso sto scivolando, poi devo correre, poi devo ricominciare a scivolare, devo usare le mani, devo cercare di far mettere in difesa l'attaccante. Sono tante cose una dietro l'altra ed è impossibile, secondo me, distinguere gli aspetti cognitivi da quelli fisici, da quelli tecnici. Sono un tutt'uno, distinguiamo noi per comodità nostra, per poterli analizzare, ma poi nel gioco sono profondamente integrati, secondo me. Se mi consenti, per chi magari per i nostri corsisti, Gigi Sepulcri è un famoso insegnante universitario dell'Università di Udine, collabora con Di Prampero, ha collaborato con tanti anni Di Prampero, che è una delle migliori menti delle facoltà di scienze motorie, è stato preparatore fisico della Kinder, della Nazionale per tantissimi anni, è stato uno degli ideatori dei corsi per PF. Sì. Quest'anno sta lavorando, ha fatto altro per parecchi anni, quest'anno ha ripreso a Udine. Veramente uno dei numeri uno in assoluto, dal mio punto di vista strettamente personale. Ok, qui siamo anche riusciti a toccare la palla. Altro esercizio. Se prima che vai avanti, volevo farti una domanda, sì? su quella fase finale. Uno dei problemi che riscontro sempre è che quando scivolano, corrono, recuperano una corretta posizione, spesso arrivano con i piedi, come dice Sanguettoli, morti e vengono ribattuti immediatamente. Cioè, quello è un momento molto delicato. Dai delle indicazioni, cioè hai recuperato la posizione, ma cerca di avere i piedi vivi, come tenerli vivi, perché spesso poi si addormentano là. Anche qui è difficile, Raffaele, perché anche la cosa dei piedi vivi, che loro tendono a tradurre con anche situazioni di skip, di avere i piedi in movimento, mi convince poco. Perché ad esempio è altrettanto importante, secondo me, in quel momento, poi dopo anche qui spero di riuscire a farvelo vedere, come ho il peso del corpo. Cioè, se il peso del corpo è correttamente sull'avampiede o se per fermarmi metto per un attimo il peso del corpo sui talloni, già sono morto, non riesco più a ripartire. Il discorso dei piedi vivi, cioè di avere i piedi costantemente in movimento, mi piace relativamente, ma è una cosa strettamente personale questa, perché se nel momento in cui ho bisogno di partire sono in appoggio in quell'istante sul piede sbagliato, è chiaro che perdo tempo, per dirti, ecco. Però insomma è una cosa che rispetto perché ha un senso. Vi cerco di spiegarvi perché quantomeno non la utilizzo come indicazione. Adesso qui ci avviciniamo a situazioni un po' più reali, perché prima erano situazioni molto didattiche, utilizzate onestamente, non le uso tantissimo a nostro uso e consumo, così per ragionare stasera su questi temi. Qui invece è una cosa che uso molto di più. Diciamo che sono stato poco preciso io, questa è una situazione che di solito predisponiamo però iniziando più vicine alla linea tre punti, perché così vicine alla linea di metacampo rischia di essere un po' controproducente.
Ok, vabbè, qui siamo andati benino, adesso cerchiamo di vedere un po'. Ok, stop. Qui, allora, al di là, che anche qui avrei gradito magari a questo punto un paio di appoggi di corsa più decisi, quindi un po' più di pazienza nel cercare di recuperare la posizione di scivolamento, e invece, ecco, vedete che lui cerca di rimettersi subito con i piedi di fronte all'avversario, ma secondo me è troppo presto, perché vedete la posizione non è ancora quella corretta, non ha recuperato la posizione davanti alla palla, quindi davanti alla mano sinistra dell'attaccante. Ma in più io vorrei, allora, che in questo momento, dove è evidente che non sono nella posizione corretta, perché non sono tra lui e il canestro, allora vorrei che la punta dei, mi va benissimo che il petto, se riesco, sia così, vorrei che la punta dei piedi rimanesse verso la linea di fondo, quindi nella direzione della corsa, perché il mio obiettivo finale sarebbe che, ecco, in questo momento vorrei che il mio ragazzo in difesa fosse un metro e mezzo più avanti, quindi tra la palla e il canestro, a fare da schermo al tiro, anziché tra l'avversario e il canestro. Lui in questo momento è convinto di... Non mi dice più il coso qua. Riproviamo. Forse ce la faccio. Ok. Lui è convinto di avere una buona posizione di difesa perché è di fianco alla spalla dell'attaccante. Il problema è che adesso l'attaccante allunga il braccione, il difensore è anche sfigato perché questo attaccante qui ha le braccia che sono 2 metri l'una e riesce a tirare senza nessun ostacolo, senza nessuna difficoltà. Ripeto, la cosa per me importante è che il mio riferimento non deve essere il mio avversario, deve essere la palla, perché è la palla che va dentro il canestro, banalmente. Mi rendo conto che sia un'affermazione un po' stupida. Quindi vorrei che lui fosse un metro più avanti. Allora, se è un metro più avanti, riesce a ostacolare un po' di più il tiro. Non so se... Poi così, magari posso anche provare a stopparlo, ma non è quello che mi interessa in difesa. Allora, qui uso delle mani, perché se io qui riesco a costringere a tenere la palla, anziché lì, già più su un fianco, se è su un fianco già mi sta indicando un lato, e poi non è pronto per attaccare, si sta semplicemente proteggendo, si sta preoccupando di non perdere la palla, e quindi sto vincendo io in difesa. Ok. Allora, torniamo indietro. Vi ho scritto. Allora, prima abbiamo visto la situazione di attaccante in corsa e vi ho detto quella che secondo me, quella che vorrei che fosse la posizione del difensore. Qui, la seconda richiesta, a un certo punto, se noi siamo bravi a mantenere una posizione corretta, l'attaccante cercherà in qualche modo di separarsi per tirare, per passare la palla. Ecco, noi dobbiamo essere bravi in questo caso a impedirgli di separarsi, quindi a rimanere con lui. Allora, vedete che già questo fermo immagine vi dà l'idea di un difensore in questo momento sbilanciato all'indietro. Se sono sbilanciato all'indietro, nel momento in cui il palleggiatore a sua volta torna indietro per separarsi, io non sono pronto a seguirlo, a stare con lui. Vedete? Si separa, riesce a separarsi, quindi riesce anche a tirare, anche se adesso non lo fa. Ok, qui molto meglio. Abbiamo perso il controllo dei piedi per un momento, eravamo fuori, vi ripeto, ragazzi che non fanno difesa da un anno e mezzo, quindi già grasso che cola questa cosa che ci abbiano aiutato a preparare questo filmato. L'attaccante per separarsi ha dovuto fare fallo in attacco e sbracciando. Quindi per me questa già è una difesa più che accettabile, facendo riferimento a quelli che sono i nostri obiettivi, le richieste che ci siamo dati. Vedete,
sta correndo con i piedi nella direzione giusta, ha comunque il petto rivolto verso l'avversario, forse sta cercando un po' troppo presto, ma probabilmente era convinto di farcela, di recuperare la posizione corretta, ma allora fate caso, visto che ne stiamo parlando, già l'attaccante si sta mettendo in difesa, perché si sta preoccupando in questo momento, ha capito che non può battere, si sta preoccupando di proteggere la palla anziché di rimanere in attacco. Il difensore riesce in qualche modo a stare abbastanza basso, recupera la posizione e la separazione avviene solo perché l'attaccante usa l'avambraccio, quindi dal mio punto di vista qui ci siamo abbastanza. E poi comunque riesce a recuperare la posizione. Ecco, qui, anche se si sono agganciati, si sono allacciati, eccetera, eccetera, lasciamo perdere per un momento tutto quello che succede prima, perché sono concetti, insomma, ne abbiamo, sembra che più o meno separazione, dove voglio essere, bla bla bla. Allora, bene. Sempre con l'idea di sono consapevole di cosa sta succedendo, allora io adesso sono consapevole che sto impedendo al mio avversario di andare direttamente a canestro, di andare in direzione del canestro, e quindi sono consapevole che a lui non è che rimanga tanto da fare, rimane o da provare a separarsi, come ha fatto l'attaccante di prima, o da provare a fare una virata. In entrambi i casi io, se arrivo in controllo con il corpo, e qui torniamo a quello che dicevamo prima, sono piegato, ho il peso del corpo distribuito correttamente, se possibile su entrambi gli appoggi, ma soprattutto non sui talloni, e so quello che sta per succedere, una virata è difendibile. Come un attaccante che cerca di separarsi è difendibile come obiettivo finale. E qui, in qualche modo, ci stava provando, poi si è alzato, si sono agganciati, però insomma, diciamo che può rendere l'idea. Allora, uso delle mani, controllo del corpo, ecco qua. Qui c'è troppa separazione, dal mio punto di vista, perché il difensore è andato fuori controllo e soprattutto si è alzato. Vede che si alza adesso? Vorrei che riuscisse... Allora, qui pensate dal punto di vista fisico cosa deve riuscire a fare e quanta forza gli serve per stare piegato, spingere con il piede destro, una torsione del busto verso sinistra per ora cominciare ad orientare il corpo nella nuova direzione che deve prendere per cominciare a correre e provare a recuperare la posizione davanti alla palla. Dal punto di vista fisico è molto impegnativo ed è il miglioramento che noi vogliamo cercare di ottenere. Ok, allora qui c'è una cosa sull'uso delle mani che è interessante, anche se qui siamo un po' nella, insomma, su un'esecuzione un pochino soft da parte di attacco e difesa. Allora, se io posso, ovviamente sto, diciamo, allora mettiamola così, l'indicazione è quella di a che distanza sto dal palleggiatore, alla distanza che mi permette di toccare la palla. Che quando lo decido devo essere nelle condizioni di poter toccare la palla, quella è la distanza giusta. Ci possono essere delle eccezioni. Voi immaginate un piccolo che palleggia contro un lungo, allora è chiaro che qual è il vantaggio del lungo? Che ha le braccia più lunghe, quindi può cercare di stare con le mani vicino alla palla, pur rimanendo più lontano con i piedi, perché essendo più alto probabilmente sarà più lento, eccetera, eccetera, eccetera. Qui un pochino forse questa cosa si vede, a un certo punto con la mano sbagliata, poi se ne accorge, perché adesso usa la mano destra, poi si accorge che deve usare la sinistra, esatto, per usare la mano dalla stessa parte della palla. Allora, questa situazione, pensate adesso che l'attaccante possa fare un arresto e tiro dal palleggio, raccogliere la palla. Questa cosa qui, che mi aveva insegnato un milione di anni fa Luca Del Monte, se riesco a stare lontano con i piedi e tenere comunque una mano vicino alla palla, sono in grado di, in qualche modo, non dico impedire, ma disturbare la raccolta della palla per un arresto e tiro dal palleggio. Questo, secondo me, è un altro, diciamo, dettaglio che
che può essere utile e interessante. Invece malissimo qui, malissimo, non malissimo, ma insomma, diciamo che ci danno modo di fare una correzione. Quello che io vorrei vedere in questa situazione, l'attaccante chiude il palleggio, allora adesso la regola è, gli cammino addosso, vado a prendere contatto con le braccia alte, prendo contatto con il petto, se possibile sto piegato, ma sicuramente gli cammino addosso, braccia alte, petto in fuori, prendo contatto con il petto, perché se prendo contatto lui questo perno non lo può usare. Il perno col quale mi batte non riesce più a usarlo. Ecco, quella secondo me, difesa sui perni, alla fine di un uno contro uno, altro concetto interessante e importante. Qui è un po' quello che vi dicevo prima, uso delle mani contro la raccolta della palla per un arresto e tiro dal palleggio. Vediamo se ci arriviamo. Un po' lenti. Ce la possiamo fare. Ecco qua. Allora, loro stanno facendo quello che gli ho chiesto io. In realtà, in questo tipo di accoppiamento, il difensore che è più piccolo rispetto all'attaccante potrebbe stargli molto più vicino, mettergli molta più pressione. Però adesso avevo chiesto di far vedere questa cosa qui. Ecco, questa mano tenuta in questo modo, diciamo che in qualche modo disturba l'attaccante se decide di raccogliere la palla e fare, adesso siamo un metro fuori dai tre punti, traslocate la stessa situazione magari un metro più avanti, che così diventa più evidente. Ok, qui non c'è stata separazione, l'attaccante non è riuscito a separarsi, quindi dal mio punto di vista la difesa è corretta. Ecco, qua sono già successe alcune cose interessanti. Adesso provo. Allora, uno, uso delle braccia. Uso delle braccia troppo rigido. Così, uno, non riesco a usarle per diciamo, minacciare la palla. E due, tra l'altro secondo me mi danno fastidio anche nel riuscire a muovermi. Anche qui, per usare una metafora di Alessandro Ramagli, in questa situazione le mani devono essere come le teste dei serpenti, le braccia e le mani, cioè devono essere semifesse, rilassate, ma pronte a scattare in qualsiasi momento per andare a toccare la palla. Non so se riesco a rendere l'idea. In più, vedete che a un certo punto il difensore si trova sbilanciato all'indietro ed è quello che gli impedisce di fare una difesa, eccolo qua, di fare una difesa efficace. Si sbilancia, perde il tempo, l'attaccante riesce a separarsi, ok? Qui di nuovo, in qualche modo è riuscito a recuperare la posizione, vorrei che se adesso riesce a essere giù, riesce a essere in controllo, quando l'attaccante prova a separarsi, il difensore è nelle condizioni di poter camminare assieme a lui, impedire la separazione e quindi contestare o ostacolare il tiro. Ok? Vedete la difficoltà? Qui già molto meglio, ma su tutte le finte del palleggiatore, su tutte le minacce del palleggiatore, la difficoltà a mantenere il controllo e la tendenza a sbilanciarsi all'indietro. Non so se prima avete fatto caso. Qui è evidentissima la cosa, deve riuscire a rimanere piegato, avere il peso del corpo leggermente in avanti, sicuramente non all'indietro come è successo adesso. L'utilizzo delle mani sarebbe già migliore. Ecco, c'è una stoppata più o meno pulita. Vi do la mia idea. È chiaro che qui vorrei che succedesse quello che vi ho detto prima. Vorrei che lui accelerasse, recuperasse e fosse di fianco, quantomeno di fianco alla palla, anziché dietro. Discorso stoppate. Allora, le indicazioni non è che non si può stoppare, si può, però l'indicazione è non stoppare se c'è contatto fisico. Se c'è separazione posso provare a stoppare e l'indicazione è stoppo la palla, ancora una volta, non stoppo l'avversario. O per meglio dire, non posso stoppare
uno che deve ancora tirare. Quindi io devo sapere, devo avere percezione di cosa sta succedendo. Quando la palla si stacca dalle mani, posso saltare verso la palla e colpirla come se fosse una veloce pallavolo. Non posso stoppare uno che ha la palla in mano. Non è l'avversario che deve essere stoppato, è la palla che deve essere stoppata. Quindi focalizzo l'attenzione sulla palla. Qui più o meno è successo. Perfetto, qui gli ha toccato la palla. Qui si è alzato per provare a stoppare e quindi, anziché andargli addosso con il corpo e togliere l'incrocio, si è alzato per provare a stoppare, si è fatto, come dicono i telecronisti, ingolosire dalla palla e quindi non riesce a togliere, concede questo incrocio, concede un tiro e fa un fallo. Molto meglio questo. Questa è un'esecuzione molto, si avvicina molto a quello che noi vorremmo che dopo, oddio. Consapevole di averlo chiuso, sa che può fare una virata, è abbastanza pronto, ok, e poi prova anche a stoppare, ma diciamo, insomma, abbastanza bene. Adesso invece, situazione diversa, diciamo che questa è una situazione che allenavo più qualche anno fa, da quando è arrivato il passo zero, ecco, diciamo che ha perso un po' di efficacia. Anche qui, su suggerimento in un'era geologica precedente di Mario De Sisti, se io so qual è il piede perno del mio avversario, per me è molto più facile difendere. Perché? Perché mi metto a cavallo del piede, quindi il riferimento non è più la palla, perché la palla in questo momento non sta palleggiando, è ferma. Il riferimento è il piede perno, sto a cavallo del piede perno perché... perché riesco a difendere in maniera efficace su una partenza incrociata, concedo qualcosa di più sulla partenza diretta che necessariamente però sarà più lenta e quindi più facilmente difendibile. Vedete, non so qual è il piede perno, concedo un incrocio facilissimo e vengo infilato in modo facile. Vedete? Perché sono esattamente di fronte all'avversario anziché di fronte al piede perno. Qui identifico il piede perno, mi metto a cavallo del piede perno e tolgo la partenza incrociata e quindi riesco a difendere in maniera più efficace. Qui, insomma, così così. Allora, un'altra considerazione. Qui cominciamo a mettere... passatemi in termini un po' le mani addosso, mettere pressione alla difesa e mi va bene, ok? Perché adesso il difensore si deve mettere in difesa, si deve proteggere, mi va bene. Però qui comincia il concetto dell'equilibrio, cioè fino a quando, per quanto tempo posso fare questo, devo avere un'idea di che cosa sta succedendo, dopo cerco di essere più chiaro su questo concetto. Mi fermo prima su un'altra cosa, guardate la linea dei piedi del difensore. Allora, qui siamo al limite. Io preferisco, se riescono a stare a piedi pari, poi è chiaro che c'è un discorso, come anche qui, come dicevamo prima, individuale, di comodità, di struttura fisica e conformazione, per cui può essere che siano un po' più comodi a stare con un piede un po' più avanti, un po' più, si sentano più pronti, più reattivi, quantomeno. Però, diciamo che se io voglio, diciamo in maniera più semplice possibile, chiudere un lato e concedere qualcosa di più sull'altro lato, adesso in questo caso voglio chiudere il lato sinistro e concedere qualcosa di più sul destro dell'attaccante, intendo, allora non è necessario stare in diagonale, semplicemente io, anche rimanendo a piedi pari, starò, anziché di fronte, esattamente di fronte all'attaccante, starò leggermente spostato verso la sua destra o verso la sua sinistra. Ok, allora. Capacità di anticipazione, lettura delle situazioni.
Poi dopo non so, se divento troppo noioso interrompetemi, perché io sto parlando, guardando il filmato, non so se siete già stramazzati tutti dalle sedie. Diciamo che il mio atteggiamento difensivo non può essere sempre, non può essere uno solo, sempre lo stesso, perché è un gioco di azione e di reazione. Io adesso sono in difesa, sto mettendo pressione, allora se lui si mette in difesa, io mi devo accontentare, sono a posto. Devo essere pronto al fatto che lui potrebbe reagire. Se lui reagisce, io devo essere pronto a rimettermi per un attimo in equilibrio. Perché sennò succede così, che poi non sono pronto alla sua reazione e quindi diventa controproducente. E faccio un fallo. Stessa cosa qua. Allora, dettaglio dal mio punto di vista importante. Consegno la palla come se lui l'avesse ricevuta. Gli metto pressione. Stop. Si mette evidentemente in difesa, vedete? Nasconde la palla, si alza. Bene. Adesso il difensore deve rimanere giù. Non alzarsi anche lui, perché sennò aiuta l'attaccante. Se io rimango giù, lui a un certo punto, e tengo eventualmente una mano, la mano sinistra del difensore sulla palla per ostacolare un passaggio dentro, per fare questo, va benissimo, mi va bene, ok? Però devo rimanere giù, perché altrimenti se mi alzo anch'io, aiuto l'attaccante. È chiaro che lui prima o poi reagisce e io non sono pronto. Altro dettaglio, posizione dei piedi. Vedete, qui è evidente che sono troppo in diagonale, perché così occupo meno spazio. Soprattutto non sono pronto dall'altra parte. Anche qui troppo. Ok, qui abbiamo già visto il discorso di correre, perché sennò sono in ritardo e faccio un fallo, non voglio ritornare sempre sui concetti già espressi. Qui abbastanza bene. Ok, bene. Prima abbiamo visto, iniziavamo una situazione di scivolamento, a un certo punto dovevamo cominciare a correre. Qui è il contrario. Ho sbagliato, cancellate la scritta perché è esattamente il contrario. In realtà è dalla corsa allo scivolamento. C'è un... Ok, va bene. Altra situazione da allenare. Sto correndo, voglio recuperare. Ok, ho recuperato troppo lontano in questo caso. Scusate, non lo faccio rivedere, ma mi sembra abbastanza evidente, insomma. Voglio recuperare davanti alla palla, non così lontano da lui. Questa è troppa separazione. Qui vi ho messo gli dei del basket, puntini, perché se faccio finta di difendere, anziché provare a difendere, chiaramente, come sta facendo il difensore, vengo punito, fallo, buono canestro, quindi difesa insufficiente. Ok, questa discreta, discreta. Davanti, ok, ho concesso troppa separazione, ma ci siamo. Ci sono domande? Questo ultimo esempio è quello che mi hai detto, lo vediamo dopo, direi che è preciso, cioè sì. Arrivi in quella situazione ai piedi, devi essere pronto fisicamente a un'eventuale altra reazione, questo è chiaro, molto bene. Ok, adesso... situazione invece spalle a canestro di uno contro uno sulla difesa sull'uno contro uno con palla, spalle a canestro di contatto, insomma. Allora, qui il discorso della separazione del contatto all'inizio è ribaltato, perché all'inizio ho bisogno che ci sia separazione tra difensore e attaccante. Adesso cerco di spiegare perché. Ok. Qui ci sono, in questa clip, alcuni concetti. Allora, all'inizio io ho bisogno che ci sia separazione, perché non voglio che l'attaccante possa usare il contatto con il mio corpo a proprio vantaggio, per usare una virata, per tagliarmi fuori. Quindi ho bisogno di tenermi spazio. Quindi con l'avambraccio rallento il suo uno contro uno, mi tengo spazio perché devo essere pronto a
a far sì che non succeda questo. Ok, qui il difensore si è alzato troppo presto. Devo continuare a stare giù. Perché qui devo tenermi lo spazio per riuscire a difendere su una virata e so che potrebbe succedere, perché se io difendo bene a un certo punto lui in qualche modo deve o separarsi o fare una virata. O terza possibilità, cercare di scapparmi via in velocità e devo essere pronto anche a quello. Ok, mi alzo troppo presto e lui riesce a evitarmi. Qui, come avevamo già visto prima, ho rinunciato ad andare a prendere contatto sulla raccolta della palla e quindi ho concesso di usare il piede perno. Ok. Se io qui, sulla raccolta della palla, camminassi addosso all'attaccante con le braccia alte a prendere contatto con il perno, lui sicuramente non potrebbe usare il suo piede perno, sarebbe molto più in difficoltà a fare questo tiro. In più, per colpa dell'allenatore, cioè colpa mia, questa azione finisce troppo presto. Quello che ho cercato di dire prima, dobbiamo fare più cose. Allora, fare più cose, fare più cose significa che difendo sul palleggio, devo difendere sul perno, difendo sul palleggio, difendo sul perno, adesso non è finita, devo fare una cosa in più, non guardare la palla, devo fare taglia fuori e andare a rimbalzo, l'attaccante ha tirato, deve andare a rimbalzo d'attacco, riuscire a fare, essere collegati per fare. Ed è un aspetto mentale, ma anche di capacità fisica questo. Ok. Continua a giocare, fare taglia fuori. Oh, bene. Qui un altro dettaglio. Vedete l'avambraccio del difensore dov'è? Bene. È troppo alto. Il punto di contatto, il punto di appoggio deve essere molto più basso a livello delle anche. Perché se vado a cercare il contatto così in alto, mi alzo e non sono più in grado di difendere. Andare a cercare il contatto in un punto più basso, quindi a livello delle anche, intanto è un contatto più stabile, e poi mi costringe, mi induce a stare piegato, e quindi essere più pronto in difesa. Ok, potevamo fare un po' meglio sulla separazione, e poi giocare per il rimbalzo. Ok, molto bene. Fate caso. Tornare indietro un attimo. Mi sembra evidente che qui, come qui, il difensore fosse pronto in questa situazione a difendere, sia sulla separazione ma anche sulla virata. Lui sapeva che l'attaccante avrebbe potuto fare entrambe le cose ed era pronto a difendere su entrambe le cose. Vedete? Esatto, è riuscito a difendere tutte e due. Poi manca il taglio fuori, manca il rimbalzo. Ok, allora. Qui cerco di andare via un po' più velocemente, difesa sull'uomo senza palla, però vicino alla palla, quindi tradotto difesa d'anticipo. Il concetto, dal mio punto di vista, qui è molto semplice. Il mio avversario non deve poter ricevere senza fare niente, non deve poter ricevere da fermo. Riceverà la palla? Sì, ma la riceverà non dove vuole lui e non quando vuole lui. La prende mezzo metro più lontano di dove la voleva prendere? Mi va bene. La prende mezzo secondo in ritardo rispetto a dove la voleva prendere? Mi va benissimo. Ok? Cioè, se stiamo sempre anche qui con i concetti di spazio e di tempo, se io riesco a far ricevere il mio avversario in una posizione un po' diversa da dove vuole, da quella che vorrebbe utilizzare, e non quando lo costringo a prendere la palla, non quando la vorrebbe prendere lui, ma un po' in ritardo, io ho già fatto il mio lavoro e se sommiamo tutti questi ritardi, tutti questi grandellini di sabbia che mettiamo
all'attacco, alla fine riusciamo a ricavarne un grosso vantaggio come difesa. Quindi ripeto, non posso fare delle richieste strampalate, non posso impedire al mio avversario di ricevere, però posso fare in modo, uno, che si debba dare da fare per provare a ricevere, ma soprattutto che non la prenda dove e quando vuole lui. La prenderà un po' più tardi e in un posto un po' diverso. Ok, qui la difesa è un po' troppo di contenimento, vogliamo stare sulla linea di passaggio. Ok, bene. Ok, gliel'ho fatta prendere dove volevo io e non dove voleva lui, adesso mi preparo per difendere. Un altro concetto interessante, per via dell'idea di giocare mentre, questo viene abbastanza da Giordano Consolini, allora, ok. Adesso, diciamo che se la mia posizione con la palla all'appoggio è tra uomo e palla, la mia posizione con la palla attaccante deve essere diversa, perché a quel punto deve essere tra l'uomo, tra la palla e il canestro. Ok? Quando è che io cambio la mia posizione? Cambio la mia posizione mentre la palla è in volo, mentre la palla è per aria. Perché è chiaro che se io aspetto, come quasi è successo adesso, come è rischiato di succedere adesso, che il mio avversario riceva la palla e dopo che l'ha ricevuta io mi metto, spero di riuscire a mettermi a posto con i piedi, troppo tardi. Il tempo che la palla è per aria è il tempo che io, se sono attento, se vedo uomo e palla, se so cosa sta succedendo, cioè so quando parte il passaggio, è il tempo che io ho per prepararmi a difendere, quindi per cambiare la mia posizione da tra uomo e palla a tra palla e canestro. Ovviamente, concetto base, che vogliamo stare verso la palla, perché qui a un certo punto abbiamo smesso e abbiamo preso un taglio davanti. Ok, qui l'idea di muoversi mentre è venuta, devo dire, abbastanza bene. So cosa sta succedendo, vedo che parte il passaggio, mi faccio trovare pronto, arrivo assieme alla palla e quindi posso contestare il tiro. Ok, questo è un esercizio che usiamo qualche volta per esasperare un po' il concetto di stare tra uomo e palla. E l'esercizio prevede che l'attaccante che ha la palla non possa palleggiare, quindi sia anche un po' sotto pressione, e l'altro attaccante debba giocare per ricevere un passaggio consegnato. Quindi esasperazione del concetto di anticipo, negare i passaggi consegnati. Questo è l'obiettivo. Qui si vede che i ragazzi non sono allenati, tant'è che guardate come già adesso cominciano a usare le mani, perché non si fidano, il difensore non si fida di poter usare i piedi per difendere, di essere in grado, muovendo i piedi, di difendere questa situazione qua, e quindi vedete che usa le mani. Poi dopo qua si arrangia, va anche molto bene. Anche qui uso delle mani, perché non mi fido di riuscire di essere in grado di difendere muovendo solo i piedi, invece vogliamo che muovano i piedi. Ok, questa è un'altra situazione, con la palla in post bassa anziché con la palla in punta, ma il concetto è lo stesso. Allora, posso andare avanti o abbiamo dei limiti di tempo? No, vai tranquillo, era fino alle 10:30, però era un'ora indicativa, okay. Andrea, tranquillo. Va bene. Menozzi, vai, come disse Bruce Springsteen, rolls your tape, quando finisce il concerto lo chiudete. Va bene, allora, quello che io chiamo, come cioè, noi anziani chiamiamo recupero difensivo, che voi che siete molto più bravi adesso chiamate close out invece. Allora, qui anche qui l'idea è di rimanere molto sul semplice. Per me, quando recupero, perché ho aiutato, anche diciamo siamo un po' fuori tema, se il tema è l'uno contro uno, però diciamo che il mio uno contro uno può arrivare da situazioni diverse. Una situazione è
per qualsiasi motivo ero lontano dal mio avversario che riceve la palla, quindi sono in ritardo e recupero. Allora, la mia idea è, voglio togliere il tiro in ritmo, cioè il fatto che lui prenda e tiri, riceva mettendo a posto i piedi, si mette a ritmo e tiri. Quello glielo voglio togliere. Quindi arrivo per un attimo, non voglio dire sbilanciato, no, però per un attimo arrivo a togliere, a contestare questo tiro, scusate, e qualunque cosa succeda, io mi rimetto in equilibrio. Quindi, adesso non so se riesco a farlo vedere, situazione simile a quella di prima, adesso abbiamo chiesto, giusto per creare la situazione, al difensore di andare a sul secondo palleggio del giocatore interno e poi di recuperare. Ok? Bene, allora, lui ci ha provato a fare questa cosa qui, però vorrei che, ripeto, tolgo per un attimo l'intenzione del tiro e immediatamente dopo mi metto a posto per riuscire a difendere uno contro uno, cosa che adesso non è successa. A voler, come dire, andare un po' più nel sofisticato sul concetto, sofisticato per il livello giovanile intendo, ed è una cosa che diamo per scontata invece quasi con i senior, allora, se io qui ho sufficiente, sono in difesa e ho sufficiente consapevolezza di quello che sta succedendo, Raffaele prima parlava degli indicatori, l'indicatore banalmente cerca di capire che cosa vuole fare l'attaccante. L'attaccante qui non guarda neanche il canestro per fare un tiro, quindi è inutile che io esca per ostacolare un tiro che lui non sta neanche pensando di fare ed è abbastanza evidente. Esco e mi preparo, già pronto per difendere sulla penetrazione. Vedete? Non alza neanche gli occhi per guardare il canestro l'attaccante. Ecco, qui, perfetto, già meglio. Vedete, sono arrivato, ho fatto solo l'atto di contestare il tiro, poi mi sono messo in equilibrio per come le condizioni fisiche mi consentono in questo momento, quindi con troppa separazione, sbilanciato, eccetera, ma il concetto c'è. Concedo all'attaccante di tirare adesso, per un attimo gli concedo di tirare dopo che ha rinunciato a tirare. Ok? È un rischio che mi prendo, però non è più in ritmo. Se non succede questo, allora dopo abbiamo risolto il problema, emergenza finita, voglio ricominciare con la mia difesa, cioè andando a mettere pressione sulla palla, cosa che adesso non siamo riusciti a fare. Però spero che quantomeno il concetto possa essere chiaro. Ok. Anche qui, per essere pignoli, sono arrivato per contestare il tiro in ritmo. Sono rimasto troppo tempo col braccio alzato, ma soprattutto con le gambe dritte. Deve essere un attimo e poi immediatamente, boom, mi devo rimettere a posto i piedi, quindi il piede sinistro deve ritornare a posto per essere pronto a difendere uno contro uno. Anche se tutto sommato non è andato neanche così male. Ok, qua troppa separazione, concessa troppa separazione. Ok. Difesa lontana dalla palla. Anche qui non vorrei andare, cioè non voglio tenervi troppo su questa cosa, ma non voglio neanche. Io penso che in tutte queste situazioni, e qui invece degli indicatori si possono utilizzare, è importante dove mi posiziono in difesa, sono lontano dalla palla, ma è altrettanto importante, uno, che io capisca cosa sta succedendo. Allora, la posizione del difensore, okay,
Vedete, lui sta adeguando la propria posizione alla posizione della palla e fino qui tutto normale. Poi sta adeguando la propria posizione a quello che sta per succedere, cioè ha capito che la palla si sta per muovere e quindi comincia, prima ancora che la palla si muova, semplicemente perché la palla è passata dal lato destro, dal fianco destro al fianco sinistro dell'attaccante e quindi sta per fare una cosa diversa, lui sta adeguando la propria posizione. Perfetto, è esattamente quello che vorremmo che succedesse. Sempre così, poi sono pronto ad arrivare. Abbastanza bravo, okay. Finché la palla guarda da una parte a una posizione, quando la palla guarda, adesso non si vede, ma guarda da un'altra parte, adeguo la posizione. Ok, bene. Adesso, situazione più o meno realistica, ok, nel senso che ipotizziamo che il difensore di questo giocatore qui interno si è andato a chiudere la penetrazione, ok? E quindi ho scalato, bla bla bla, va tutto bene. Ecco, perfetto. Qui io penso che i ragazzi di quest'età, secondo me lo capiscono, possono capirlo perfettamente. Oltre a cosa devo fare, dove devo andare, come devo scalare, la cosa importante è che loro devono avere chiaro quando devo cambiare la mia posizione. Cioè quando ho risolto questa emergenza. Perché se io aspetto che il giocatore in punta riceva la palla per cercare di recuperare la mia posizione, non ci arrivo mai. È chiaro, adesso si sta prendendo un rischio, va bene? Perché teoricamente il ragazzo con la palla potrebbe girarsi di nuovo e passare la palla sotto. Però si è preso questo rischio, ma il concetto è quello corretto. Bene, il ragazzo con la palla non sta più guardando il passaggio dentro, sta guardando di ributtare la palla fuori in punta. Quindi io posso cominciare adesso a recuperare la mia posizione. Quindi qui parliamo di aiuto, è fuori tema, ma ci serve per chiarire il concetto. Quello che cerchiamo di far fare ai nostri ragazzi, parlando di aiuto, di scal, insomma, di, non tanto di rotazioni quanto di adeguamento della posizione, è di... Noi vogliamo aiutare, non in automatico, ma aiutare quando serve, se serve, quando serve per il minimo minor tempo indispensabile. Appena capisco che l'emergenza si sta risolvendo, io devo recuperare la mia posizione. Infatti sono arrivato a difendere. Mi muovo assieme alla palla, capisco cosa sta succedendo. Se posso, rubo mezzo secondo perché ho capito quello che sta per succedere. E qui, come se prima Raffaele parlava di indicatori, qui gli indicatori sono molto più facili, più evidenti, perché gli occhi dell'attaccante con la palla, l'atteggiamento, la postura dell'attaccante con la palla ci dicono molte cose di quello che vuole fare, di quindi quello che sta per succedere. Ok, mi muovo assieme alla palla, Ok, qui sono un pochino in ritardo, ma più o meno diciamo che ci siamo. Qui ultima cosa, un ultimo concetto, ok. Perché l'indicazione è faccio tutto quello che devo fare, ho aiutato, bene. E come recupero? Quindi prima abbiamo parlato di quando recupero, adesso come. Recupero spostandomi verso la palla. Perché se recupero andando in direzione del mio avversario diretto, è sempre in vantaggio lui. Io voglio recuperare andando verso la palla o verso la linea di passaggio. Vedete? Ok, adesso ci sono. Perché se recupero, anziché andando verso la palla, andando verso il mio avversario, succede questo, che gli finisco dietro. Questo vale sia per gli interni che per gli esterni. Qui vi ho messo banalmente... Questa situazione qui di 2 contro 1 è un esempio di cosa intendiamo di fare due cose, due più cose, una di continuare a giocare, di fare più cose una di seguito all'altra. Okay? Qui il difensore in area deve provare a fermare la palla, provare a recuperare, provare a difendere sul tiro e poi eventualmente anche provare a fare taglio fuori.
Ok, allora io qui avrei finito. Sperando di non aver stroncato tutti i presenti. No. Ti faccio subito una domanda, prima così sì. Se qualcuno vuole poi invece darci un contributo di idee, perché queste devono essere lezioni dove ci scambiamo le nostre opinioni. Avete già, lo dico anche agli altri formatori, la scelta degli argomenti è volutamente apparentemente semplice, perché il messaggio è torniamo all'essenzialità di questo gioco, senza far troppe pippe mentali, scusate la parola. Allora ti chiedo una cosa di approccio metodologico. Usi mai all'inizio esercizi difensivi dove c'è un sovrannumero difensivo? Cioè uno che fa il difensore danni, come dicono quelli bravi. Cioè sta lì, che ruba spazio, difende solo in certi momenti e quindi dà un supporto di certezza a chi sta marcando per esempio la palla, bla 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 bla. Questo onestamente no, è una cosa alla quale non ho mai pensato. Perché noi usiamo sempre spesso il sovrannumero in attacco per allenare l'attacco, no? Però poi vedo poco utilizzati i sovrannumeri difensivi per cominciare a far prendere fiducia nei gesti. Cioè quello che tu hai fatto vedere erano già situazioni chiaramente di gioco, semplicemente, apparentemente semplicemente di gioco. Un'idea metodologica potrebbe essere utilizzare dei sovrannumeri difensivi tali che servono solo a supporto di chi sta facendo lo sforzo difensivo. Una mia curiosità. Lascio le domande agli altri. No, rispondo a questo però perché mi sembra una cosa interessante e onestamente non ho mai fatto, ma può essere una buona idea. Diciamo che il concetto però metodologico di andare dal facile al difficile, questo rimane. Quindi evidentemente non con questo strumento che stai suggerendo tu, ma con altri accorgimenti sull'organizzazione dell'esercizio, sulla proposta, sulla situazione, sulla quale andiamo a giocare, e quello comunque sì, nel senso che prima dobbiamo proporre situazioni più facilmente gestibili e poi man mano renderle più difficili. Okay. E banalmente, facile e difficile non è semplice e complesso, mi spiego. È chiaro che per la difesa è molto più facile difendere 5 contro 5 che non 4 contro 4. Quindi 5 contro 5 è situazione più complessa, però più facilmente difendibile, perché gli spazi da coprire probabilmente, adesso parlando in maniera molto generica, molto generale, ma gli spazi da coprire sono più ampi e quindi più difficile. Si potrebbe sempre lavorare sullo spazio per cercare di avvantaggiare all'inizio la difesa, no? Sullo spazio, i tempi, le limitazioni per l'attacco, quanti palleggi può fare, quanti eccetera, chiaramente. Sì, sì. In quella situazione di uno contro uno che hai fatto vedere, le coppie le tieni fisse per un po', le vari per abituare a diverse situazioni, perché si vedeva a un certo punto che c'erano dei mismatch naturali, chiamiamoli così, bimbo non troppo alto e bimbo che lo marca alto. Per ripetere l'esercizio, ma senza avere la ripetizione dell'esercizio che è noiosa, può essere utile variare l'attaccante, visto che vogliamo allenare il difensore, che deve capire quando contenere e quando pressare, per usare una vecchia frase che conosci benissimo di Giordano. Insomma. Sì, allora anche qui la risposta è sì. Adesso su quelli che gli esercizi che avete visto nel montaggio, questi sono stati solo in funzione di stasera, una cosa che abbiamo fatto io, abbiamo predisposto io e Marco Rossetti negli ultimi 2 o 3 allenamenti, quindi non aveva nessuna pretesa da questo punto di vista. E, è chiaro che torniamo al discorso di prima, degli accorgimenti che ci servono, uno per graduare l'impegno, cioè se fare una cosa più facile o più difficile, ma anche per individualizzare l'impegno, perché è chiaro che c'è un momento in cui ti accoppi, passatemi il termine, per ruolo, comunque per struttura, perché può essere più semplice, però poi per evitare che si adagino in questa cosa, per proporre situazioni un po' diverse, però dopo cambia anche gli accoppiamenti. Sono, ripeto, altri strumenti che noi possiamo utilizzare come
quelli che abbiamo appena detto, di ridurre o aumentare lo spazio, ridurre o aumentare il numero di giocatori, togliere i palleggi, concedere delle cose in più. Un'ultima mia domanda, questa è un po' l'idea che sai, cara Matteo Boniccioli, finisce gli esercizi con l'inizio di fase di transizione in contropiede o no? Rimangono lì e vanno in fondo alla fila? Cioè l'idea è quella, sì, difendi, ma se recuperi la palla attacchiamo almeno i primi palleggi dall'altra parte e poi ci fermiamo. Allora, esercizi di difesa, c'è un momento più più diciamo analitico, più istruttivo, più chiamato come volete, dove magari stiamo a metà campo e magari, non so, possiamo dare dei punteggi, quindi nel senso che l'esercizio non è che finisce con il tiro, l'esercizio finisce con la difesa che recupera la palla, però l'attaccante può continuare ad attaccare, quindi l'attaccante deve andare a rimbalzo d'attacco, se prende la palla continua ad attaccare lui. E poi però è chiaro che questa cosa qui va in qualche modo riportata in un contesto di partita, e quindi difendo, non è che difendo per difendere, non è che difendo perché mi piace solo far fatica, difendo perché voglio recuperare la palla e andare a fare un canestro, possibilmente in contropiede. Quindi la transizione, allora a quel punto sì, vera, ma neanche solo i primi tre palleggi insomma, fino a metà campo, dopo si gioca per andare a fare canestro dall'altra parte. Bene. Posso approfittare? Dai, Lucio. Devi. Intanto complimenti, perché veramente tante situazioni, proprio anche andando veramente nell'analitico, molto 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 interessante. La domanda che volevo fare a Andrea era, nell'ottica dell'inserimento del giocatore in un ambito di prima squadra, no? Di tutte le cose che tu hai fatto vedere, qual è quella che ti preoccupa di meno se il ragazzo al termine del percorso del settore giovanile non ce l'ha fatta a percepirla e sei sicuro che poi la può acquistare? E qual è invece quella che dici no, su questa non transigo, voglio che lui quando fa il passaggio questa la deve saper fare? Parliamo in generale o di difesa? No, parliamo sempre legate a situazioni di uno contro uno, palla, non palla. Quello che hai fatto vedere, cioè se ti dovessi trovare in difficoltà a livello di tempi di insegnamento, a che cos'è che non rinunceresti per nessun motivo? Allora, non rinuncio alla difesa uno contro uno, perché quella va stressata, perché quello che ci si aspetta da un ragazzo giovane quando approccia in prima squadra è che non sia un buco in difesa, e quindi mi preoccupa meno, ad esempio, non so, la difesa sui blocchi, perché secondo me se abbiamo lavorato bene sulla difesa senza palla, e poi credo che i blocchi non è che non li facciamo, però di essere troppo analitici, troppo precisi su questa cosa qui, non è un problema, anzi io di proposito stresso alcune cose, quindi non faccio un esempio molto banale, difesa sui tagli, non insegno a fare bump o come dicevamo noi una volta body check, cioè a interrompere i tagli con il corpo. E perché? Non so se avete fatto in mente locale, su a un certo punto vi ho detto, vedete, stanno usando le mani, cioè stanno mettendo le mani addosso all'attaccante perché non si fidano di poter muovere i piedi. Quando andavano a prendere il consegnato. Esatto. Visto che quella è una cosa sulla quale per me è decisiva, cioè sul fatto di riuscire a muovere i piedi, ed è una battaglia dura, perché indurli a muovere i piedi. Allora, tutto quello che li può aiutare a non muovere i piedi, quindi su un taglio metterci il corpo per fermare il taglio, e quello non glielo faccio fare, ma non perché
non per una questione filosofica, proprio perché, se, perché ritengo che sia prioritario, anche mettendoli un po' più in difficoltà del necessario, è prioritario che loro in tutte le situazioni in cui sono costretti a dover muovere i piedi per evitare di prendere un canestro, prendere un taglio davanti, prendere un cassettone dall'allenatore, loro lo debbano fare. Quindi ci sono delle cose che di proposito decido di fare o di non fare. Per cui dopo magari arrivano in prima squadra, su tutte le possibili, immaginabili situazioni di blocchi non ci hanno lavorato, però poi vedono che ci si può aiutare in questo modo, perché dal loro punto di vista diventa si può fare anche questo, e quindi diventa una cosa per loro che semplifica un po' la vita, quindi dopo fanno meno fatica, insomma, non hanno grosse... Cioè io cerco di proporre, a parte casi particolari con l'asterisco, dove ragazzi che perché sono più acerbi, perché sono meno esperti, in qualche modo cerchiamo di all'inizio di proteggerli per accompagnarli, però poi su tante altre situazioni le proposte sono di stressare un po' alcune capacità, per esempio, non so, difesa sui blocchi sulla palla, di regola noi cambiamo, perché a parte che adesso cambiano, si cambia molto anche a livello senior, ma non è quello, è perché questo ci permette di avere il lungo che deve difendere su quello più piccolo e quindi deve muovere i piedi, e il piccolo che deve difendere dentro contro un lungo e quindi deve muovere i piedi, perché non è che se la può giocare a fare a spinte, perché a fare spinte perde, e quindi deve togliere il contatto e muovere i piedi ed essere attivo per andare davanti. Ecco, diciamo che la finalità è non è tattica, ma è formativa e di sviluppo. Insomma, sono le cose che ci aiutano ad accelerare un po' questo processo di sviluppo su alcuni particolari. Grazie. Non so se ti ho risposto, Luciano. Sì, benissimo, grazie, chiarissimo. Grazie a te. Ci sono altre domande? Non so, da Facebook, Emanuele, se c'è qualcosa, come l'altra volta. No, Marco, non ho nulla. Non abbiamo nulla. Andrea, se hai altro da aggiungere, non so, vuoi fare una chiusura? Scusa, ma... volevo un dubbio. Uno. Nella difesa uno contro uno, la posizione della mano per cacciare la palla, normalmente si è visto sempre dal basso verso l'alto, no? Diciamo, invece vedevo che i tuoi giocatori, tu comunque insistevi con questa mano, diciamo, col palmo rivolto verso il terreno per cacciare il pallone sul palleggiatore, giusto? Sì, allora lì, anche lì onestamente non è sicuro, la regola è sulla mano sullo stesso lato della palla, quindi l'attaccante palleggia con la mano destra, io uso la mia mano sinistra, quindi la mano, quindi non incrocio, perché se incrocio mi sbilancio e rischio di essere battuto. Poi come la utilizzano lì, con il palmo rivolto verso il basso, era sulla situazione di ostacolare l'arresto tiro, la raccolta della palla per fare un arresto tiro dal palleggio. Su quello non ho una solo esclusivamente, dice, insisti quando c'è quella situazione per ostacolare l'arresto e tiro, dice. Sì, poi per il resto le mani è bene che le utilizzino, tant'è che appunto la regola per la distanza da mantenere è quella di avere una distanza che mi permette di poter toccare la palla, che non significa che costantemente cerco la palla. Se hanno 14 anni possono costantemente cercare la palla, dopo man mano che crescono devo imparare a capire, aspettare il momento buono, quando giocarsela per provare a toccare la palla davvero, o per provare a mettere in difesa il palleggiatore, quello sì. Però ecco, su quello no. Diciamo che il fatto di usare di usare le mani dal basso verso l'alto, vedo più come utilità il fatto che rinforza il concetto, secondo me, che devono stare piegati, quello forse sì. Perché okay. Dall'alto li porta ad alzarsi, dal basso li porta a stare giù, quello può essere d'aiuto, penso. Grazie. Grazie a te.
Ottimo, io direi veramente una carrellata molto precisa su cose essenziali nell'impostazione di un lavoro difensivo. Soprattutto si nota che sono frutto di scelte, di ragionamenti, oltre che di esperienza. E come diciamo sempre ai corsi, come dicono i formatori, i nostri ragazzi devono imparare un po' a costruirsi un percorso che abbia una logica. Andrea ha dato una spiegazione del perché fa delle scelte, pure nelle domande ha dato sempre una spiegazione del come è arrivato a costruire un percorso, del perché ha cambiato delle cose, quindi è sempre una cosa in continua evoluzione. Quindi è stato veramente molto, molto istruttivo, Andrea, grazie. Cose semplici ma efficaci e che sono alla base veramente di tutti i discorsi difensivi. Noi ti ringraziamo, tutti gli allenatori del Lazio ovviamente siamo stati molto orgogliosi e felici di poterti ospitare, di fare comunque esperienze di questo livello con gente così esperta, così brava, ripeto, che per scelte professionali ha deciso di specializzarsi in un settore come questo, dove c'è sempre più bisogno in questo momento di punti di riferimento, di guide tecniche ben precise, soprattutto di obiettivi chiari, perseguibili e che abbiano poi un fine successivamente. È stato toccato anche un discorso con la prima squadra per far crescere i giocatori. Grazie a livello personale, Andrea, grazie a livello della commissione, grazie a livello dei formatori e di tutti gli allenatori del Lazio. Speriamo di poterti ricontattare, magari di trovarci veramente sul campo tutti insieme, pure con Giordano, vediamo di fare esatto. Una cosa mista. Allora, io ringrazio tantissimo voi, veramente mi ha fatto tanto piacere, tanto, insomma, vedere tante persone. Pretendo che la prossima volta sia in presenza, perché veramente ci terrei tantissimo. E niente, no, davvero grazie a voi, è stato un piacere. Adesso magari Marco ti mando quelle tre o quattro, il PDF di quelle tre o quattro slide che ho, avevo aggiunto qualcos'altro alla fine, in fondo c'è cioè, per qualcuno. Sì, te lo stavo chiedendo, poi i filmati eventualmente, non so se hai qualche link particolare, questi è produzione tua, l'hai fatti te, quindi... Sì, li abbiamo fatti... Non so se hai qualche link di riferimento particolare, lo possiamo segnalare o andare a vedere, se no le slide sono più che sufficienti. Quelle te lo faccio vedere, sì. Grazie mille Andrea, io saluto tutti, grazie per la partecipazione, buona serata, buonanotte e... Andrea! Ciao. Ciao.